Hola chicos, siamo qui a Barcellona che anche se a ottobre inoltrato c'è il mare, cioè il mare c'è sempre, però c'è il sole, è una bellissima giornata. Siamo qui con Alfio Bardolla, adesso gli vado a chiedere, Alfio Bardolla è un imprenditore di successo eccetera eccetera, gli andiamo a chiedere il primo consiglio che darebbe a un ragazzo oggi per diventare indipendente o libero finanziariamente. Glielo andiamo a chiedere e vi dico. Alfio, domanda molto semplice. Cosa diresti, cosa consiglieresti a un ragazzo oggi, tra i 20 e i 25 anni, il primo consiglio che gli daresti per diventare libero finanziariamente? Intanto di studiare il successo, perché il successo è come le lumache lasciano traccia, no? E quindi quali sono si le tracce? Imparare. Sì, si può imparare, si può insegnare come andare in bici. E quindi, come qualunque altra cosa, lascia traccia e incomincerei a guardare le persone che ottengono successo, che cosa hanno fatto, e lascerei perdere le persone che ti dicono non è possibile, ma se così faccio non fanno tutti, via dicendo, perché è assolutamente fattibile. Io vengo da sotto zero, sono nato in un paesino in cima alla montagna e dal paesino in cima alla montagna ad agosto ero col presidente degli Stati Uniti alla White House, a casa sua, cioè, quindi questo agosto, sì. Quindi com'è possibile che un ragazzino senza capacità, senza genitori, senza soldi parta da una montagna e arrivi a casa della persona più importante del mondo? Probabilmente perché questa è fattibile, così come è fattibile questa cosa, probabilmente è fattibile anche altro, quindi diventare libero finanziariamente, studiare, crescere, impegnarsi e poi cercare persone di riferimento che siano reali, cioè che con cui puoi magari avere una relazione, oppure che siano anche immaginate, tipo chiedermi ma Richard Branson in questa situazione cosa farebbe? Marchionne, che purtroppo è morto, in questa situazione cosa avrebbe fatto? Sì. E quindi cercare di andare a cercare dei riferimenti che abbiano ottenuto risultati e successo in quello specifico ambito. Non prendere informazioni da persone che non hanno ottenuto risultati. Anche perché si impara comunque, cioè si è influenzati comunque. Sì. So che purtroppo molto lo faccio, cioè molto spesso avviene in negativo. Sì, sì. E quindi adesso siamo qua con Marisa Peer, che è una delle top al mondo su come funziona il cervello, a parte ipnotica, psicoterapia e via dicendo, e lei ci faceva vedere come quello che ci diciamo impatta sui risultati che poi otteniamo nella nostra vita, e ci ha raccontato come gente che ottiene super risultati, rockstar, campioni di sport o grandi imprenditori che guadagnano miliardi, non milioni, miliardi di euro, pensano e che tipo di mindset hanno. Quindi cercare di mantenere un atteggiamento positivo, incominciare a dire non è possibile, non ce la faccio, ma e come posso? Quindi come posso guadagnare il mio primo migliaio di euro, il mio primo milione di euro? Non accettare un no come risposta? Non accettare un no, che questo è come è riuscito a farmi fare il video. E quindi secondo me studia, cerca delle persone che abbiano già ottenuto quel successo e cerca di avere tutte le informazioni, quindi libri, corsi, stai di fianco a una persona che la pensa in un modo come se tu avessi già ottenuto quel risultato. E sottolineare risultati reali, non parole, ma risultati, fatti, cose che si possono anche misurare. Sì, perché internet ha dato l'accesso facile a un sacco di persone. E anche parole a un sacco di idioti che prima potevano dire solo le puttanate al bar. E quindi quello che bisogna fare è cercare persone che abbiano ottenuto un risultato reale. Per poterlo ripetere. Quindi che abbiano fatto i soldi con l'immobiliare, col trading, con la creazione di aziende, che abbiano ottenuto i risultati che già voi volete ottenere. Ma stessa cosa succede con lo sport. Sì, stavo per dire la stessa cosa. In ogni settore c'è la... Sì, e anche se volete essere felici, cercate gente che è felice, quindi e chiedetegli come cazzo fai a essere felice, perché c'è sempre quella faccia sorridente, cosa che faremo adesso fra un po' con il nostro amico qua di fianco, sì. Che è una persona di successo, però sei sempre felice, come mai, perché? Sì, è la strategia, come fai, che cosa pensi, qual è il tuo sistema di convinzioni. E quindi vuol dire che il successo lascia traccia, così anche come l'insuccesso lascia traccia. Quindi è meglio andare a cercare persone che sono capaci
nel loro settore e gli copiamo, gli chiediamo come. Se guardi nel tuo settore c'è gente che legge velocemente, che apprende velocemente, e apprendere è una strategia. Quindi come si fa ad apprendere velocemente? Come faccio a memorizzare velocemente? Quello che abbiamo fatto, e da lì abbiamo creato un metodo universitario. Abbiamo spiegato dai più grandi esperti al mondo di apprendimento come si faceva quella, e poi abbiamo ideato un protocollo per studenti universitari specifici. Quindi è molto replicando più, il successo. È molto più veloce, perché sennò poi uno magari per deve continuare ad andare avanti per errore, e per errore può arrivare, ma ecco, quindi non è la pratica che rende perfetti, ma la pratica perfetta che rende perfetti. Se mi vedi sudare perché il braccio, cioè, doveva essere un video di un minuto, in realtà stavo a fare la fatica. Vabbè. Ok, va bene, grazie Alfio, doveva essere un video di un minuto, è durato molto di più. Grazie e in bocca al lupo ragazzi per costruire il vostro futuro di successo. Seguite le persone che hanno avuto risultati. Ciao. Ciao.